È di domenica la notizia dell'ennesima aggressione ai danni di un controllore, avvenuta in stazione a Cremona da parte di un 21enne italiano. La vittima, un uomo di 36 anni, è finita in ospedale in codice verde. È solo l'ultimo caso di una serie di prepotenze perpetrate ai responsabili ferroviari da parte di passeggeri sprovvisti di biglietto. Quanto è accaduto recentemente qui a Cremona, posso capire che ci sia molta preoccupazione. Infatti, viaggiando, visitando varie città, la situazione nelle stazioni diciamo che è più o meno sempre la stessa, ovvero si avverte una situazione di pericolo. Una sensazione di vuoto, di isolamento, questo sì, perché se un capotreno perde addirittura la sua carica, la sua autorità, il suo ruolo, cosa possiamo fare noi? Non siamo sicuri. La situazione di domenica è stata abbastanza tragica e violenta soprattutto. Gli episodi sono abbastanza frequenti e continuano a essere sempre più a danno dei capotreni e delle stazioni. La violenza, purtroppo, imperversa nelle stazioni italiane e preoccupa sempre più i cittadini, testimoni di una situazione a dir poco pericolosa. Oltre a domenica, appunto, mi è già capitato di assistere a episodi nei quali si metteva a rischio la vita di uno o più persone, e diciamo che non mi sorprende il fatto che sia successo di nuovo. Ed è già da quest'estate che io, prendendo il treno, mi ritrovo sempre più spesso, ecco, a dover assistere a scene di questo tipo. Qualche giorno fa ero davanti qua in stazione e dei ragazzi, che avranno avuto poco o meno della mia età, c'era la polizia qua davanti e ad esempio erano passati da me e mi hanno detto: ma vuoi dell'hashish? Vuoi dell'hashish? Io quando sono da solo la sera dopo scuola, ci sono sempre gruppi di ragazzi, cercano sempre un conflitto, ti guardano con fare di sfida. Io faccio il tassista, l'ultimo turno serale che ho fatto, sono stato aggredito da due extracomunitari, credo pakistani. E ho dovuto interrompere il servizio per quasi 2 ore, finché non sono arrivati i carabinieri, perché io non potevo entrare in piazza perché mi davano calci alla macchina. Effettivamente si respira un po' una sensazione di pericolo e le stazioni in generale stanno diventando un po' pericolose, ecco.